Dunque, l'etnotaio Enrico ha gettato delle ombre, diciamo, su Formica Ambiente, nuove ombre, ma, dottor Frido, ci sono ombre su Formica Ambiente? Io non ho mai visto ombre, forse chi le vede ha bisogno di aiuto. Io non ho nascosto mai nulla e ho ammesso il mio errore di non fare informazioni di tutti questi anni. Ho detto che da oggi si cambia registro. Tutti quanti devono essere informati di qualsiasi cosa noi facciamo. Se il dottore Enrico vede ombre, fare i suoi. Il rapporto col comune di Brindisi? È terminato quel giorno della riunione che abbiamo fatto al comune di Brindisi, dove il dottor Enrico aveva pregato di aspettare 4-5 giorni per risolvere il problema, e sono stati dati tutto il tempo possibile e immaginabile. E la mattina dopo è successo quello che è successo. Stando ai decreti giuntivi? Non l'ho capito. Stando ai decreti giuntivi, quanto deve avere dal comune di Brindisi? Dovrei avere circa 2 milioni. Nessuna mediazione più, non c'è più possibilità di mediare? Ora no. Inizialmente avevo deciso di rinunciare a 300.000 euro per avere un'apertura di Formica Ambiente nei confronti del comune. Ma mi sembrava d'obbligo dare questa apertura, perché effettivamente sono soldi non guadagnati e i soldi non guadagnati non portano bene. Senta, ha parlato di agguato. Sono stato convocato da un dirigente, mi sono ritrovato lì in una tavolata dove c'erano più dirigenti e anche il loro avvocato. Eh sì, perché a me telefona un dirigente tecnico e quindi io penso che bisogna parlare di tecnica. Quando sono entrato in quella stanza e vedendo tutto lo staff del tutto il comune di Brindisi, compreso il dottor Enrico, con loro avvocato, per me è stato un agguato. Enrico dice il contrario però. Enrico poi va via perché dà le sue dimissioni perché dice che erano stati utilizzati i modi e i mezzi, insomma, che andavano ben oltre il lecito. Fa capire questo una volta che si alza da quella riunione. E che lo vuole da me? Che cosa posso dire io al dottor Enrico? Nulla, assolutamente nulla. Io mi sono presentato a lui, ho visto 14 persone, 12 persone, punto. Lui stava lì, non ce l'ho mica portato via.